Se vi servono crediti, passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto. Mi raccomando ragazzi, se vi servono crediti, passate dal link in descrizione perché EG Vault ha dei prezzi veramente molto scontati, ma sono velocissimi a darvi tutti i crediti che volete. E in realtà con il codice MENZMR, tutto in maiuscolo, tutto attaccato, avrete anche il 5% di sconto. Quindi mi raccomando ragazzi, se volete comprare un giocatore e non avete i crediti, passate dal sito, ai prezzi scontati e sono velocissimi a darvi tutti i crediti che volete. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui, finalmente, dopo tantissimo tempo, con il FIFA Ultimate Team, ragazzi. E siamo ritornati con una serie davvero davvero molto importante per me, davvero molto anche secondo me particolare, che mi avete chiesto in tanti. Mi chiedevate, Menz, ma quando è che torna questa serie? Quando è che torna questa serie? Oggi siamo tornati, ragazzi. Siamo tornati con i giovani talenti. Una serie che ho portato l'anno scorso con FIFA 15. E in cosa consiste, ragazzi? Consiste nel mettere un giocatore giovane in attacco. Quindi, ovviamente, solitamente prendo attaccanti giovani e promettenti. E facciamo tre partite online. Se questo giocatore fa 4 gol, diventerà una giovane promessa. Nel caso faccia 7 gol, il giocatore diventerà una leggenda sicura, o comunque una futura leggenda, chiamatela come vi pare. Oggi, ragazzi, il giocatore in questione è Paulo Dybala, signore. L'ho preso if, non mi ricordo che cosa sia. Io ci ho costruito questa squadra alle spalle. Ogni gol vale un punto, e quindi ovviamente al raggiungimento di 4 punti Dybala diventerà una giovane promessa, e al raggiungimento di 7 punti Dybala diventerà appunto una leggenda futura. Dybala però può anche non solo segnare, può anche fare gli assist. Nel caso faccia un assist, il valore, il punto sarà dimezzato, quindi ogni assist 0,5 punti. Ovviamente ragazzi ho scelto Dybala perché comunque è un attaccante che in questo momento sta dimostrando comunque tutto il suo valore. E è già praticamente una giovane promessa, è già un giocatore stabile che può giocare in una grande squadra, qual è la Juventus. E quindi qui lo facciamo solo per vedere se anche su Foot Dybala è davvero forte come nella realtà. Direi che le premesse sono state anche troppo lunghe. Sotto nei commenti, ovviamente, scrivetemi dei giovani attaccanti da poter utilizzare. Vi lascerò in descrizione i link dei video che ho già fatto, perché ho già utilizzato Milik, Zivkovic e altri giocatori che Mitrovic, se non sbaglio, anche, e altri giocatori che adesso non mi ricordo. Quindi lasciate un mi piace, cerchiamo di arrivare a un bel numero di mi piace per un prossimo episodio, e sotto nei commenti consigliatemi chi utilizzare nel prossimo episodio. Io direi che possiamo andare avanti. Vediamo la formazione del nostro primo avversario. Perché? Cos'è sta formazione? Cosa sta succedendo? Ah, no, vai Kun! Grande Samir! Grande Samir Handanovic. Ovviamente, ragazzi, il risultato della partita non è importante. Ovvio che non voglio prendere una goleada, però non è importante il risultato. Importa solamente qua far segnare Dybala. Non ci credo. Mamma mia, Samir. Evra, attenzione. Dybala, Dybala, davanti al portiere Dybala! Ma dove l'ha tirata? Dove? Dove? Paulinho. Vai Dybala, vai Paolo, vai Paulino. Sì, Dybala! Il primo gol di Dybala! Un punto per noi, 1-0. Eccolo Paolo. E forza, forse siamo sbloccati, chi lo sa. Siamo stati fortunati anche. Oh, Samir, signori miei ragazzi, ma da quant'è che è così forte? Eccolo lì, ancora Samir. Aia, aia. Guarda che fischia rigore. Bravo, gliel'abbiamo passata noi. Evra, cosa sta succedendo? Ripartiamo noi? Alla grande. Finisce qua 1-0 per noi. Abbiamo vinto una partita non so come. Abbiamo vinto questa partita non so come, ragazzi. Però ha segnato Dybala. Un gol per noi. Secondo avversario di oggi. Ah, però, la squadra turca con Özyakup, Çalhanoğlu, Insigne. Subito una bella palla per Dybala. Attenzione, Dybala, Dybala, Dybala. Si gira Dybala. Può andare Paolo. Il tiro di Dybala! Signori, ma come fai a tirare? Ma come fai a tirare là? Vorrei sapere. Cuadrado. Bella palla per Dybala. Porco miserio! Pjanic. Sì, Dybalino! Non ci credo! Cosa ha parato? Perisic. Dybala! 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 Cristo! Ti potrei far rubare il pallone da Aziz. Ancora Dybala, ancora Aziz. Sarà il nostro incubo, Aziz. Se ne va Dybala. Dybala col mancino! Deviata! Paolo Dybala, signori!
1-0. Secondo gol per lui. Forza Paolito. Finisce qui il primo tempo. 1-0 noi. Gol di Dybala. Siamo due, ragazzi. Siamo due. Sì, sì Paolo. Sì Paolo, tira la mina. Sì! Dybala! 2-0, dove l'ha messa? Sotto all'incrocio. Credevo fosse andata larghissimo sto pallone. Qui si libera di Çalhanoğlu. Poi rientra sul sinistro e tira la sleppa. Ma sotto all'incrocio questo pallone. Incredibile. 2-0 Paolo Dybala. Siamo già a 3 punti, ragazzi. Cioè, già, in realtà manca solo una partita. Praticamente non prendiamo gol. Burak Yılmaz la riapre, ma non è importante. Non ci credo. Non ci credo. Ah, Ultimate Team non mi mancava. Non mi mancava proprio per un cazzo. Vabbè, che non mi. Come ho già detto, non mi interessa del risultato. Però va. Sennò perché può andare Paolo. Dybala, Dybala davanti al portiere, Dybala! Signori! Paolo Dybala! Giovane promessa, eccola qua! 3-2 al 90esimo! Ma cosa ha fatto qui Dybala? Cosa ha fatto? Una progressione incredibile! Poi col mancino, anche questa imparabile per il portiere, è andato Dybala. Poi qui all'ultimo ha cambiato direzione, niente da fare per il difensore. 3-2 Paolo Dybala, incredibile! Siamo arrivati a 4 punti e quindi è... promessa, giovane promessa, e finisce qui e abbiamo vinto anche la partita. Grande Paolo. Ok ragazzi, andiamo con il terzo match e ultimo per oggi. Vedo già altri turchi. Cioè, perché i turchi si vede che vanno di moda. E abbiamo la possibilità di far diventare Dybala ancora una leggenda, facendogli fare una tripletta. Comunque secondo me il suo lavoro l'ha fatto ampiamente. Nel primo match ha incontrato giocatori davvero molto fisici e ha fatto molta fatica. Ma ci sta, d'altronde... Dybala non lo conosciamo per la sua fisicità, ecco. Attenzione, subito Dybala. Libera il sinistro, Dybala. Dybala! Dybala, bella palla per Ivan Perisic. Perisic, Perisic davanti a Perin! Ivan Perisic, suo assist di Dybala. 4 punti e mezzo. Ci avviciniamo sempre di più alla leggenda. Ce la possiamo fare forse, ce la possiamo fare. Si gira Dybala, 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 Paolo Dybala, signori, 5 punti e mezzo, 5 punti e mezzo, un altro grandissimo gol e adesso manca un gol e mezzo, ragazzi, ci voleva poco, ci voleva veramente poco. Esci Samir, come cazzo sei uscito? Scoccia a farmi riprendere così, non è meritato questo gol. Finisce qui il primo tempo, 2-1... per noi. E ha abbandonato. Era appena finito il primo tempo, quindi direi che ci possiamo giocare tranquillamente un'altra metà di primo tempo e poi tirare le somme. Ecco qua, la partita che dovremmo andare a giocare oggi è contro l'Arsenal. Adesso il portiere Dybala, Dybala davanti a Cech, Dybala! Parata di Cech. Bella palla per Nainggolan. Nainggolan non è fuori gioco. C'è Dybala! Paolo Dybala, dopo 8 minuti, firma il suo gol e siamo a 6 punti e mezzo, ragazzi. Manca mezzo punto per farlo diventare leggenda. Può andare Dybala. Si mangia Mertesacker. Palla per Insigne! 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 Sull'assist di Dybala e siamo a 7. Siamo arrivati a 7, precisi precisi. Paolo Dybala diventerà una leggenda, signori. Qui offre un assist al bacio per Insigne che col destro la butta in porta. Pjanic, Insigne, palla per Perisic, Dybala la mette in mezzo per Perisic. No, traversa, traversa di Perisic. Potevano essere altri 0,5 punti. E finisce qui l'episodio, ragazzi. Siamo alla fine del primo tempo, lo so, ma avevo rimasto soltanto 45 minuti. Comunque ragazzi, l'episodio finisce qui, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero quello di fare 7 punti con Paolo Dybala, così da farlo diventare leggenda. Io spero che questa serie vi sia piaciuta, mi raccomando sotto nei commenti lasciatemi tanti consigli su qualche giocatore da utilizzare o come poter migliorare comunque anche questa serie. Tanti mi piace, se avete bisogno di crediti, link in descrizione, usate il codice sconto per il 5%, MenzoMR, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.